Mister, ora il traguardo è lì, playoff è lì, però ci sono 180 minuti belli tosti. Anche qualche minuto in più. Non possiamo dirci di aver raggiunto il traguardo, perché poi queste due partite che ci separano da questo obiettivo sono difficilissime, sia dal punto di vista dell'approccio che dello sviluppo, quindi non possiamo arrenderci, non possiamo dichiararci soddisfatti, tantomeno con la pancia piena, ma dobbiamo andare innanzitutto a Catanzaro, che è la prima delle due, in maniera agguerrita, consapevoli di trovare un avversario che affronterà l'ultima partita in casa della stagione regolare e che si trova ben lontano dagli obiettivi stagionali che si erano dichiarati, ossia quelli dei playoff. Ora sono in piena disputa playout, hanno dalla loro lo stadio amico, ma noi dobbiamo essere pronti ad affrontare ogni tipo di difficoltà, perché poi prima di loro dobbiamo guardare a noi stessi e il nostro campionato viene prima di tutto. E quindi io sono certo che i ragazzi non siano ancora appagati, ma che affronteranno la partita con lo spirito giusto di chi non si è accontentato di nulla e ha ancora tutto da guadagnare. Quello che è da guadagnare va ben oltre quelle che erano le aspettative iniziali. Per quanto riguarda il Catanzaro, ci troviamo davanti a una squadra che ha bisogno di punti, mettiamola così, non dico più della Casertana, però si giocano qualcosa di davvero importante, no? Loro, anche la Casertana, però secondo te il fattore sempre psicologico di fame, di iniziativa, sicuramente la Casertana lo metterà in campo, ma anche tanto Catanzaro, c'è anche l'avversario. Assolutamente, noi però non possiamo fare i conti con quello che metteranno in campo gli altri, dobbiamo andare ben oltre il nostro sforzo auspicabile, perché quello che stiamo facendo, quello che i ragazzi si stanno giocando, è qualcosa di molto più importante di quanto fatto fino a questo momento. E mi spiego, sì, è vero, si è guadagnato una salvezza, ma ora si è andato ben oltre quello che si poteva immaginare ed è troppo, troppo importante per non provare a fare il massimo possibile come se fosse il nostro primo obiettivo. Dobbiamo essere concentrati su di noi, fare tutto quello che è nelle nostre corde, mettere in campo gambe, mentalità, tanto cuore, sacrificio, come è stato fatto fino a questo momento, e sognare, continuare a sognare. Però chi sogna deve adoperarsi per i propri sogni. Noi dobbiamo prendere questa opportunità nel miglior modo possibile, sapendo che c'è un avversario di fronte che renderà difficilissimo il nostro compito, il raggiungimento del nostro obiettivo, ma dobbiamo essere capaci a essere più volitivi di loro. Le motivazioni in questo momento della stagione sono molto determinanti, noi dobbiamo essere capaci a capire che le nostre sono molto più desiderose di riscontri reali rispetto a quelli degli altri. Il nostro campionato non deve avere a che fare nulla con quello degli altri, specialmente col Catanzaro, che sappiamo benissimo che si è in difficoltà di punti di classifica. Mister, io ho una domanda. Nei giorni scorsi si è sentito di un ambiente a Catanzaro abbastanza in ebollizione, perché i risultati non arrivano, contro la società che a detta dei tifosi ha fatto degli investimenti sbagliati che poi hanno portato a determinati risultati, così via. La squadra deve cercare anche di distrarsi da queste cose che possono anche spingere implicitamente il Catanzaro a far bene. Sì, guarda, sapevamo che il Catanzaro quest'anno aveva fatto investimenti importanti, mirava i playoff nei primi 10. In questo momento però non è così, la situazione è critica per loro, però noi dobbiamo essere bravi a guardare la nostra. Le criticità altrui devono diventare punti di forza nostri e non dobbiamo perdere l'occasione contro chi sappiamo benissimo è in una situazione difficile, ma noi abbiamo tante altre cose da giocarci e deve prevalere questo. Dobbiamo essere sognatori, dobbiamo adoperarci per il nostro sogno, come i ragazzi fanno tutti i giorni in campo, e non porre limiti. Poi ogni partita fa storia a sé, è una squadra la loro molto preparata, noi dovremmo essere ancora più preparati di loro, perché abbiamo, ripeto, da guadagnare cose importantissime e che ci danno la possibilità di metterci in mostra ancora più di quanto sia stato fatto fino ad oggi. Soprattutto nel periodo precedente alla vittoria di domenica contro il Matera, la squadra ha sempre presentato un po' di difficoltà, credo che il coraggio solo da parte di Milano si sia un po' trovata la squadra del centro, sono loro il tridente titolare del campionato che speriamo anche di noi. Guarda, queste valutazioni qui vengono fatte settimana dopo settimana, è chiaro che vengono condite poi dalla prestazione domenicale che i ragazzi fanno in campo. Io sono fortunato ad avere un gruppo che si allena bene, si allena motivato, mette sempre alla prova l'allenatore mettendolo di fronte a delle scelte degli 11 iniziali, poi dei tre cambi, e devo dire la verità, si sono sempre comportati in un modo
così entusiasmante, così competitivo fra di loro che è facile scegliere i primi 11. Quando le cose vanno bene a posteriori sembra ancora più facile, però vi dico la verità, la competizione che mettono in campo io mi auguro che arrivi fino alla fine della stagione, oltre, perché vorrebbe dire che abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo per noi, per la società, per i tifosi specialmente, che nessuno si aspettava. I primi 11 io mi auguro che faranno la partita della vita a Catanzaro, ma che lo facciano anche i tre che subentreranno, così da così fino alla fine in tutte le altre occasioni che ci saranno. È chiaro che lo scopo di un allenatore è esaltare il gruppo, ma anche i singoli. Io sono stato fortunato perché mi trovo di fronte a dei giovani, dei giocatori esperti che hanno fatto delle stagioni, una stagione importantissima rispetto a quelle addietro. Io sono fiducioso del fatto che loro continuino a migliorare ancora dal punto di vista individuale le proprie prestazioni, ma anche dal punto di vista del gruppo, perché vorrebbe dire che si sono raggiunti dei traguardi che all'inizio non si speravano nemmeno. Dobbiamo essere affamati, cattivi, agonismo importante, andare a Catanzaro e fare una partita come se fosse l'ultima delle finali e poi trarremo le conclusioni. Ma io sono fiducioso perché loro, come si sono allenati, faranno una prestazione sicuramente di più che dignitosa, importante, e poi dovrà solo arrivare un risultato che ci consenta poi di essere ancora più ambiziosi. Mister, domenica mancherà Capitan D'Alterio, quindi la scelta molto probabilmente ricadrà su Lorenzini e il resto della formazione dovrebbe essere confermato rispetto al Matera, visto quello che sta dicendo, che mica la squadra ha fatto bene, quindi probabilmente meritano di essere confermati quelli che hanno giocato. Sì, anche in funzione dei diffidati, perché ci sono sia Ramos che Carriero che sono sotto diffida e potrebbero rischiare la squadra di Pica col Catania, e quindi valutare anche le scelte in prospettiva. Sì, ma noi dobbiamo fare una partita importante, c'è ancora un altro allenamento che aiuterà nei giudizi migliori, quindi non ci fermiamo oggi a pensare a quale sarà la formazione. Abbiamo dei punti di riferimento, abbiamo dei giocatori che fanno una sana competizione fra di loro, quindi trarremo le conclusioni negli ultimi istanti, a prescindere da chi abbia giocato l'ultima gara. E niente, perché poi, ripeto, come ho risposto prima al tuo collega, i ragazzi si danno battaglia l'uno con l'altro in maniera molto competitiva, con entusiasmo, con gioia, con allegria di fare questo lavoro. Noi dobbiamo solo approfittare di tutto ciò. Ci dispiace per il capitano D'Alterio, che non sarà dei nostri per la diffida, per la squalifica, però come ho detto in altre situazioni, noi conosciamo bene il peso specifico di tutti dei nostri giocatori, però quando qualcuno manca per un motivo o per un altro, gli altri si sono sempre fatti trovare presenti e pronti ad affrontare nel modo migliore, con tutta la squadra d'aiuto, la partita che si presenterà. Grazie.